Eccoci, 6:45. L'unica cosa interessante di tutta la giornata è questa qua. Questa qua. Quella lì non è la mia testa, non fate battute, è l'anguria che non c'entra niente. Ok. La cambusa è pronta, il tenka è sul pe. Marcello, te che c'hai un po' di stile, mettigli a posto la maglietta al tenka perché ce l'ha su troppo di dietro. Dai, vestilo bene, su. La scritta va benissimo. Tenka. A posto. Là c'è il parco biciclette. Guarda di qua il direttore. Eccoci qua. Ascolta, di là c'è uno che vuole la bici a 9, ovviamente gli scoppia la ruota. Quell'altro, quando tocca le bici, ieri sera abbiamo visto come è andata a finire. E quindi, vabbè, è appunto. Andiamo da quegli altri. Facciamo le borse di qua. Le borse di bicicletta. Ma quanti è la bici? La bici Zazà? Sarà 15. Sarà 20. Cioè, ecco, visto, come parli, esplosa. Le bici, queste qua sono ancora, no, ecco. Qui c'è migliaia e migliaia e migliaia di euro di bici. Qui c'è Totò e Peppino, guarda lì qua. Immerso in moscerini. Sì. Oh, non parlate che c'è gente che dorme. No, ma no, che se no rimbalzo. Sì, qua c'è tensione, meglio non dar niente, a posto. Questi sono i mezzi, le due ammiraglie. Ammiraglia del Kazakistan e l'ammiraglia del Trentino, no, del Veneto. Marcello, com'è la situazione? Io non vedo faccia tanto, come sono? Ah, tutto a posto, tutto bene, tutto tranquillo. È la tensione, secondo me il Nardello che sta litigando con la bici è un brutto segno, però Nardo, questo qui è un sacchetto, non lo so, se possiamo avere, ragazzi, siamo tempestati ai moscerini. Chi è che manca? Ci siamo tutti? Stefano, com'è che vuoi fare qua? Carichiamo tutto su una e i bagagli sull'altra? Esatto. Le chiavi, le chiavi della miraglia? Sono su. Carichiamo i bagagli su quella. Ah. Sono le campane, meno male. Buon segno. Ci sta. Quindi giù. Esatto. Porca troppa. Quel tempo ti ha proprio sicuro. No, no, no. Aspetta, ma perché mi lascia di davanti? Tanto adesso ti ammazza la testa qualcuno. Poi buttiamo su quello che ci serve. L'ultima raccomandazione del Marcello, il tenka pensa, ha detto che vuol partire in bici, io non ci credo, ma lo vedo lanciato. Ma il tenka o lo zio di Vasco Rossi, quello lì che va via, si parte a casa Vignati, ci muoviamo da casa Zanini alle 7:14. Il chilometro zero lo facciamo a casa Vignati. Davanti la miraglia con Marcello e il tenka ai posti di comando. Sette 17, arrivo a casa Vignati con Marco Davite e compagnia bella, con la sciura avviati in deshabillé. Via, si va a salutare. Eccolo qua. Ciao. E allora? Ciao. Perché non è così? Ci vediamo bene. Ecco, sì, così. Casa Vignati. Vignati. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Di che cosa? E soprattutto però qui siamo già in forte ritardo. 7:15, 7:20. Sì, ma adesso recuperiamo. Aspetta, ufficiale. Recuperiamo intanto che andiamo per strada. Ok. Prima del caffè saremo in anticipo di 5 minuti. Ok, poi qualcuno è arrivato e ha detto, ma figa qui, eccola qui. Vabbè. Eccola qua. Di luglio. Scusi, padrone di casa. Ciao Roby, salutiamo. No, padrone di casa un cazzo. Un po' a caso. E io cosa faccio?
Oggi sei lì, concedicelo, dai. No, scherzo, hai ragione. Qua c'è tensione. Oh, io, guarda, c'è già la tensione addosso. Io, va come sono teso. Madonna. Io no, io sono proprio qua. Qua c'è qualche combi. Guarda che no. Qua c'è qualche combi. Qua c'è qualcosa. Cominciano a vendersi le cose. Facciamo metà per uno. Qui siamo tutti amici, tutti amici, però si sta già facendo le capannelle qua. A posto. Mica, che magliettina. Oh, il capitano. Ho dovuto fare così. Che meraviglia. Ragazzi, che meraviglia è! Questa da MotoGP. Questa da MotoGP. Sì, ma infatti adesso prendo la moto. Che sarebbe l'idea migliore. Allora, ma la maglia. Figurino, cazzo. Gli occhiali dietro. Perché gli occhiali si mettono davanti. Bon, la truppa è al completo. Adesso il problema è quando riusciremo a partire, ma non è un problema mio. Mauro, tralasciando l'orario, che la tabella è già saltato tutto. Sì, vabbè, ma vabbè. Tanto il ristorante ci aspetta. Ah, okay. Se non sono le 8 saranno le 9. Ah, niente, vabbè. No, l'importante era quello. Anche perché abbiamo Federico che è gestore del ristorante. Ah, ma allora giochiamo in casa. Come no? Okay. Anzi, telefoniamo a un certo punto. E ascolta, chiediamo. Va che prima Marcello voleva gonfiare a 3 o 4 le ruote del Nardello. Io le gonfierei anche a meno. Ecco. Io gonfierei il Nardello. invece... A 11. Ascolta. Ma con una mano, visto? Ecco. No, ma poi diciamo la verità, stava litigando con la bici. Poi mi hanno detto che è un ex professionista, ma era balla. No. Ma di cosa? Uno che litiga tra la bici e la pompa, meno male che è arrivato Marcello a salvarlo. Mio padre è ex professionista, 30 anni che è in pensione, una volta era professionista di qualcosa. Ma anche il Nardello è 30 anni che è in pensione. Appunto. No, vabbè, comunque Marcello è arrivato a 9, giusto? 9. A 9. L'ultimo colpo, la casa di fianco è traballata un po'. Faccio fatica a tirare giù la manetta. Beh, insomma, le gomme vanno gonfiate bene. Assolutamente. Assolutamente. Perché se tu vai con le gomme sgonfie... Me lo diceva sempre anche una mia amica che lì usava la pompa. Le gomme. E teneva le gomme sgonfie. Non lo so, non mi ha mai detto se le faceva 9 a 8. So che, ne faceva so 8, che era sui 20-30 euro. Sì, adesso, non lo so. Adesso non lo so. Quando era in lire era un po' più. Mi è venuto in mente, quella là grossa... costava meno. C'è appunto, ma hai capito che tirare te dobbiamo risparmiare, oh, il prezzo. Ma sai quella che torna a casa, che il marito l'aveva sacrificata, che erano in un periodo nero, e torna a casa e gli dice, va, tutto quello che ho guadagnato oggi, 100 euro e 5 centesimi. E io, madonna, ma chi è quel barbone che ha dato 5 centesimi? Tutti. Senti, ma vieni dalla Svizzera, sì. Dove c'è più caffè che professore, a bere il caffè. Per iniziare. Dai, saltate su in bicicletta, dai. Video dai, diretto dai, presto che tardi, qui, dai. Via che bisogna... A posto? Riusciamo a partire, sì. Mi sono preoccupato. Ah, no, tranquillo, già venuti 4. Ecco. Ho fatto 2 dopo. Dai. Allora, forse la volta buona, Sì, dai. 2, 1, via! A Varazze, ragazzi! Arriva! Sentito il 3. 2, fermata Bottiglioni. Ah, la prima, la sesta. Prima, con le bottiglie che le ha portate, ma deve portare a casa.
Silenzio, dove silenzio, dove? Dove silenzio, dove silenzio, dove silenzio, dove? Sestero, buon lavoro, buonasera. Ha detto che è mancato perché non l'ha messo in fresco, perché mi fresco là. Ciao. Così arriveremo verso Mauro, le 9. 10 km, 8 soste, non è male. Ciao. Ciao. Grande, ciao. Ma siamo sicuri di andare di là? Ciao. No, Daniele, ciao. Ciao, grande, ciao. Ragazzi, bacio a tutti, ciao. Ciao. Alle 9 in punto, finalmente il tanto sospirato cappuccino e brioche. Meno male. Meno male che c'era davanti un gruppo di corridori che rompeva i marroni, non riuscivamo ad andare. C'erano quelli che non riuscivano neanche a sorpassarci. Bestiale. Con la macchina, no. Che facevano coda. Sì. No. Ma è uno degli sponsor questo qua, Caffè Gol Pasticceria. Minchia, ma c'è un caldo. Aspetta. Oh, ma siete accaldati? Ragazzi, ciao Roby. Vi vedo già bene, Quanti chilometri avete fatto? 40. Vabbè, dai, 40 chilometri. Sono messi così. Bici al muro. Anche se è male, è bene. Oh, bene Mauro Bianchi, che ti vedo lì davanti. Che almeno fai qualche lavori una volta ogni tanto. Oh, Nardella ha visto il cono gelato, si è fermato. Vabbè. Vai, dagli pure una leccata. Marcello, dici che ci offrono qualcosa questi qui, che è un'ora e mezza che siamo dietro? No, secondo me ci offrono qualcosa quelli che teniamo dietro. Ci fermano, ci danno due cannellate, ci danno. Oh, se arrivano metà delle maledizioni che ci dicono, siamo a posto. Oh, davvero, meglio che ogni tanto. Un attimo, abbiamo fatto una coda. Ore 9 colazione, via, a posto. Dai, adesso. Che un'ora e mezza di magra e fa colazione, è una sofferenza, sì. Non so che giornata ci aspetta, ma non lo so perché con questa gente qui non si sa mai. Però il bancone, delle brioche viaggiano in bicicletta un momento, molto. Allora, che meraviglia. Faccio un saluto Maurino. È Marcello che sta per conto suo, non so cosa c'è. È Marcello, guarda che non va. Marcello è preoccupato perché l'andatura si è abbassata e i ragazzi li vediamo un po' spenti, adesso vediamo un po'. Vediamo un po' se questo cappuccino e brioche qui riesce a revivare. Adesso rilassiamo tutto, eh! Ha chiamato da Varazzi, ha detto che loro alle 10 chiudono, eh! Alle 10 chiudono. Che io 10 che aspettiamo domani. Accetta!
Al chilometro numero? Numero non lo sappiamo. È un numero. Però... Vabbè, comunque è già un bel, è già un bel andare. 120. Facciamo un pit stop, 120, pit stop all'ombrino. I ragazzi arrivano perché il sole comincia a picchiare. Cosa c'è? Il morale è alto, ma il pit stop ci vuole. Un bicchierino? Sono... Appena appena. Cazzo, non vieni dietro. Non finalmente, vieni dietro. Finalmente usiamo il tenka. Non vieni là. Come si è messi tenka qua? Com'è la... Guarda, cambusa qui. Siamo attrezzati. Siamo attrezzatissimi. Attrezzatissimi. Se fosse per me, prosecco come siete partiti. Dove visti gli alpini? Mandalo là. Silenzio! Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Si vede che la benzina Sestero. Ma ha detto che più stai in moto la macchina più... Oh, sono partito che c'è l'autonomia di 9,20, mo è 9,80. Ho fatto anche 3 o 4 rossi, ma tanto gli arrivo a bianchi. Tenka, una biretta io. Grazie. Se ragazzi, qui si va di prosecco. Su, no, quando mangiamo. Ciccio, non salti su. 87. Non ti conviene. 87 km. Pensa alla salute. 87 km. 87. Quello... Federico, te non vedi. Qua, Gruppo, come vedete, il gruppo è compatto, il morale è alto. All'87 km in quel di... in mezzo alla strada, in quel della risaia. Siamo in zona Villa Biscossi. Villa Biscossi. Hanno trovato un posto all'ombra, tipo il telefilm, com'era? Un posto al sole. Oh, comunque qui di acqua ne ha fatto un casino. Sì. Sembra essere in mezzo alle risaie. Nardello, invece di 18 volte spegni sta macchina, vai su e spegni la macchina. Tenka, metti in bolla il turco. Con l'aria condizionata, oh. No, io. È stato acceso per quello, Cosa devo fare secondo te per essere come voi? Metto i pedali anche al posto delle... Io non sono bravo. E d'altronde se l'abbiamo espulso dall'Italia un problema. Bravo. Qualche problema ce l'aveva. No, ma adesso lo cacciano via anche dalla macchina. Sì, deve andare con quelli. Adesso lo vuoi. Deve passare da lì Parì e poi piano piano tornerà su. È l'unico caso del gommone al contrario. Sì. Anzi, adesso quando arriviamo a Varazze gli regalo il mio tenderino, così se lo porta dietro. Oh, non beve nessuno qua, ragazzi. No, il lavoro sporco mi tocca farlo. Va, ci danno i bicchieri vuoti, pensa. No, e poi di plastica, la classe sì, ha lasciato un po' a perdere qua. Io avrei degli appunti su questa compagnia qua, però vabbè, diciamo se mi vede mia moglie bere nel bicchiere di plastica, che gli faccio un culo così perché non voglio mangiare nei cose di plastica e nei piatti di carne. Aspetta, però devi dire, se mi vede mia moglie, amore. I love you. Ragazzi, c'è qualcuno che vuole ancora prosecco? Guarda, io ti prendo il bicchiere perché... Anche perché, Tenka, se non sai bere sta a casa tua! Bicchieri ce n'è pochi, teneteli in tasca! Ci vuole sempre vicino il bicchiere! Sono pochi bicchieri, Bicchieri sono pochi, rimarremo... Allora salgo in macchina, via! Col bici, via, 2-2, bici. La bici sopra? No. Salgo in macchina col bof. Bravo. Che cazzo si fa sto pezzo qui che c'è? Fa dopo. Apri, tieni. Anche per gas? Questo pare qui adesso... Ragazzi, a tutta! Oh, la madonna! Avanti, a tutta! Siete un po' in ritardo! Dai ragazzi, datevi sotto, dai! Lo so che è uno sport di merda, però dai! Allora, dai! Su! Avanti! Dai che mi sembrate un po' morti quest'oggi, dai!
Eccoci a metà percorso, l'incoraggiamento ai corridori è doveroso. Anche noi stiamo facendo una fatica dalla Madonna. Che fatica! Dai ragazzi, bravi, dai! Dai che proprio si mangia, dai! Via tutta! Ma guardi volante! Via! Una ruota davanti e una dietro. Alla 110° chilometro il Nardo ha bucato. Lo porteremo aggiustare al ritorno. Cioè, perdiamo... Ma che culi che posso fare? Cambia la ruota. Pit stop. Dai. Marcello, va il tempo che ci fanno perdere. Vedi? Io non so. Adesso gonfiare vanno in soglia, sicuro. Mauro! Chi poteva farci perdere tempo? Il Nardo. Ma di solito fa sempre così, anche quando correva. Doveva bucare, fa finta di bucare. E nonostante tutto gli vogliamo bene e lo portiamo dietro. Questa è l'opera sociale. Tantissimo. Adesso va davanti e sta davanti fino a Varazze. Poi lui va avanti fino a Spotorno e si arrangia e poi torna indietro. E mentre lui è davanti noi ci fermiamo a mangiare. No, noi ci atteniamo rigorosamente al programma. Alla tabella. Sì, perché sennò il Zazà è dietro. Noi diverso non facciamo. Senti, ma da dietro mi sembrava un po' appesantito il Davide. Tu cosa ne pensi? Sì, ha mangiato la focaccia ieri. Ah, per la focaccia di ieri. Sì, ieri si era mangiato la focaccia e gli ha detto la rossa che gli piaceva. Ha mangiato le cipolle. Ah, pure. E cazzo, allora per quello. Poteva essere leggero. Ma era un figurino una volta. Era una figurina, quello dei panini. Niente da fare. Com'è lì il pit stop? Sì, ma non c'era mica solo da cambiare la gomma qua, uè. C'era da farsi ciucciare la gomma? Ecco, forse. Ah no, l'ho capito così. Mi ero fermato come... Marcello, secondo me ha bucato apposta. Vuoi dire? Da quello che bevono questi qua. No, ragazzi. Già? Ragazzi, manca 5 minuti. Allora, quanto manca la sosta a pranzo? 10 chilometri? Ok. Dai, via, oh! A posto. Sono decisi questi qua, via. Dai, ma questo qua? Ma il tappetino cos'è? Ma cos'è sta roba? È per il riposino. È il preservativo del Nardo. È la tovaglia per dopo. Che basta. Però è sgonfio, Ma questo di chi è? Di Stefano. Oh! Più 2 kg Roby. Allora, controllo medico, quanto siamo? A più 2 kg. A più 2 kg, vabbè, adesso però dobbiamo vedere quanto pesano le bici. Prova a guardare quanto pesiamo, guarda. Più 2 kg. Aspetta. Peso! Bussa! Oh, ha detto che l'unica tara era Massimino. La tara non c'è più, via, camminare. Andiamo. Via. Dai. Tra 10 km al pranzo. Vai, tutto a posto. Dai ragazzi, su che fa bene andare in bici, su. Vai, via. A posto. Massimo, vai su bene. Non è che la perda. No, l'importante è che guardi che vai sta via, o balconi, o fai via, via. Perché è abbastanza fuori. Ah, oh, teca, adesso l'unica roba che c'ha fuori è la bici, capito? Oh, pensa che quella bici qui gliel'ha pagata l'INAIL. Ecco, e quindi chi l'ha pagata? Noi, l'abbiamo pagata noi, a quello lì, hai capito? No, quella lì è quella del Gasparotto. Ecco, bravo, gliel'ha regalata Gasparotto. Gasparotto! Maga City Course. Eccoci qua, pranzo, chilometro circa 110. Pranzo 122, ecco, è il posto giusto per il pranzo questo qua sicuramente. Teca, questo è il posto, posto giusto per mangiamo qua. Invitiamo anche, li facciamo integrazione, niente da fare. No. Da fare, vabbè. Allora posto così. Pro Salvini noi. Allora, biciclette al loro posto, ammiragli a riposo e qui si pranza. E questo è solo il primo. La.
Dov'è il pane? Pane qua, qui una cosa così. Allora, 38 questo non si fa niente, c'è quello che c'è. 40, bravo. Lo taglio in mezzo, lo taglio in mezzo. C'è anche più piccolo, io lo voglio a te. Lui lo vuole te. A me lo fai due metà. Sì, bravo. Perché te lo è così. Sembrate delle mie amiche, oh, continuano a dire sempre le stesse cose. Che lo voglio intero, ma... Allora io voglio anche l'acciuga. L'acciuga è bastardo. C'è cazzo la bottiglia della menta qua. Cosa vai? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io voglio un'acciughina. Sì, ma te... lo mangio vegetariano. Che quando ero stanco, stanotte ho pianto, pensando a te. Che la mia vita, che la mia vita, che se ne va la tua. Pronti? 1, 2, 3, 4. Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Silenzio dove? Questo video è... Dove è il pane? Già che tu sei la cotta, va. Dove hanno portato il pane? Dove è il pane? E si è fatto un mazzo per la pampa su e giù. La domanda che fa... Porco Dio! Porco Dio! Non te ne mangi? No. Cazzo, se vuoi non mangiare, cazzo me ne frega a me. Cioè, io devo pulire le mani. Ascolta, no? Quando ha finito le pane... Prima ho pisciato però, Sono disinfettati. Oh, c'è il ritornello, però vi voglio belli, vispi, non come prima. Quando ero stanco, stanotte ho pianto pensando a te. Ragazzi, fuori la voce che sembrate delle femmine. C'è un po' della... Non riempite la bocca, fuori la voce! Fuori la voce! Che sì. Fuori la voce! Via! Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Io direi... Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Ma che c'è di un panino pronto? Bravo quello! Torna bandolero! Torna bandolero! Ascolta, guarda, mi sta fermo e ancora vivo questo amore! Tutto questo amore! Tutto questo amore! Grazie, bandolero! Ma che fine fa qui? Ma chi lo butta a pancia? Torna bandolero! Torna bandolero! La 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 Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Oh Mauro, il nardello non ce l'aveva fame. No, no, no. Gli ho preso il tappo del barattolo perché l'aveva già messo nel panino. Fratello, 3 giorni che non mangia, in Svizzera risparmiano. C'è un Ramadan! Dio povero! Sono 10:50 adesso. Ah.
Allora, facciamo, Turchino, che ora? Facciamo, no, facciamo un attimo il punto della situazione. Allora, siamo partiti alle 7:30 da casa Vignate. Alle 15. Casa Vignate. Qui siamo al chilometro 120. Chilometro 124, Zazà. Sarà una, due, tre. 22 ore non sei su a tutti. Come no? Due ore sono 50 chilometri. 25 di meno. Non siamo sulle tre, saremo sulle allora, tre. Siamo a 80 km. Quando partiamo? In cima al Turchino ci sono 57. Minuti, ancora per le due. In cima al Turchino 57. Guarda la salita quella che abbiamo fatto, che dice. Passo del Turchino 52. 52, neanche 57. Sì. Io portavo la bici. Oh ragazzi, dai, una fetta di salame per uno, sennò che cazzo facciamo? Dai, oh. Non hai ancora tagliato. Di media. No, bravo! C'è in arrivo una gara ciclistica! Forse tutti ai bordi della strada! Pubblico numeroso! Forse tutti ai bordi della strada! Il passaggio livello chiuso ci dà l'occasione per scambiare due parole all'imbocco del Turchino. Ti devo dire che meno male che c'è sul passaggio livello. Il capitano ha detto che mancano solo 20 km alla scollinamento. Alla cima, sì, all'Anguria più ecco, che altro. L'Anguria che sarà freschissima. Meno male perché, guarda, qui non so, ma siamo a 36-37 gradi. Ecco. Quindi diciamo, ma però il Marcello sembra non soffrire questa temperatura. No, in effetti dentro ce ne sono 20. Ah, ok. E devo dire che si sta molto bene. Più i 130 del Tenka. Più i 130 del Tenka alla grande. Ragazzi! Bravi! Bravi, ragazzi. Grandi! Bravi! Sentiamo l'impressione in diretta quasi al culmine della salita. Com'è ragazzi? Com'è ragazzi? Tutto bene? Manca Zazà! Infatti dicevo prima al Boff, mi sembra che manca Zazà. Ma arriva anche lui pare. Non avevo dubbi. Voi come state? Caldati. Com'è qua ragazzi, tutto bene? Andi. Mauro? Turco? Tutto bene? Non risponde nessuno. Non risponde nessuno. Amici, bravi ragazzi, top player. Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianconera, il suo sarà mica la Juventus. Il suo nome è Federico, guardalo qua, lo stambecco di Masone del Turchino. Tutti si sono staccati e va su anche bene. Porca
Porca miseria, che gamba, oh. Ragazzi, è l'unico che non ha pagato il prosecco. Fede, con grande classe, stacca tutti e va verso il passo del Turchino. Ragazzi, la pedalata è buona. Si alza ancora dalla sella. Tiene un colpo di pedalata incredibile. Bravo Fede! Ragazzi. Grande Fede, numero uno. Grande. Ragazzi, in cima al Turchino. Sentitevi che c'è se service, Sangoriale. Adesso che il Mauro sposta la barca a 20 miglia, l'anno prossimo dobbiamo fare la corla a 20 miglia. No, no, pensiamo a 20. Ma che cazzo è? Se la vuole di rimontare, ma li ha messi per le edizioni. Secondo me il Mauro può portare la barca dove cazzo vuole. Io sempre in macchina vado. È un problema vostro. Figa, perché chi si stanca prima, quello che chiamo prima. Per il lavoro, ma... Dove silenzio? Dove silenzio? Dove? Dove silenzio? Dove silenzio? Dove silenzio? Dove? Puoi fare di testa tu, ma che cazzo ci devo fare? Gruppo compatto. Com'è Massi? Grande Roby! Crollate la front! Si scollina!
c'è il nome, lui. Non c'è il nome. No, non è un problema. Ci diamo uno per uno. Sì, dai, ci diamo, dai, giù. Dove silenzio? Dove silenzio? Dove? Dove silenzio? Dove silenzio? Dove silenzio? Dove? Corla Varazzi. Allora, siamo arrivati, è pedalato tantissimo. Marcello, quanti è che alla fine? 200? 205. 205. 8. 208. Abbiamo mangiato a? No, 97? 124esimo chilometro. 124? Sì. Ah, 124. Sport. Vabbè, insomma, siamo arrivati tutti, siamo arrivati in gruppo. Una bella compagnia. Sto in volata. Mo si beve, si mangia. E via. C'è qualcuno che se l'è fatto in macchina e poi ha alzato le braccia quando è arrivata Varazzi. Vabbè, ma tu io sai l'ho che... visto. Sì, vabbè, ma Marcello, non stai lì a guardare queste cose qua. L'ho fatto. C'era Mauro. No, siamo quando è arrivata Varazzi ha alzato le braccia. Ha fatto tre quarti in macchina. Poi ha alzato le braccia. Primo. Allora, ragazzi, allora non facciamo come il calcio. Siamo una squadra. Siamo arrivati. Abbiamo vinto. La Juve, figa. Ho capito. Una squadra. Allora, non dice... è che ci ha prestato la macchina, però è giusto. Vabbè, tu, vedi, ha vinto lo sport. L'importante sì. Non era vincere, vai a partecipare. Esatto. E vabbè, peace and love e peace and love. Peace and love. Viva tutti. Viva. Bravi ragazzi. Ciao raga. È stata perfetta. Grazie, Robby. Applauditevi da soli, applauditevi da soli. Oh, Mauro, mi va via la voce. Oh. Teca, che vita di merda. Ma che paese del cazzo. Mica vado qui, oh. Patente da attestatore. Non c'è un cazzo da bere. Parte del cazzo, proprio... Non lo so io. Meno male che c'è il Nardo che ci tira sul morale. Ma meno male che c'è il Nardo che da solo gioca a biliardo. Non è più grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Viva! Non ce ne andiamo più, la 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 la, non ce ne andiamo più, la 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 la, non ce ne andiamo più, la 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 la. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei. Pochi veri ma sinceri, questi sono gli amici veri, questi sono gli amici miei. Grande Mauro, grazie Mauro. E viva il Mauro. Viva il Mauro. Viva a tutti. Però si Mauro, può... Mauro, Mauro, Mauro. No, ma... Mauro. Viva, viva. Ma no, è il nostro motto. Per sì. Salutarti, dai. Dai, dai, scusa, dai, non c'è le palle. Se no, scusa, no, c'è no. Le palle, su. Mauro, 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 va a culo. C'è lì con Mauro Bianchi. D'affetto, Segno d'affetto. Sì. Viva tutti! Preciso Mauro, preciso! Guarda. Vabbè, nessuno Mauro. Più ricco di noi! Mauro! Ma la residenza ci prendiamo qui! Cioè, ma non si può fare una volta al mese? Allora, ascolta! Già. Siccome... Sì. No, da lì! Va. Va. Non muore! Oh. Nessuno è più ricco di noi! Te lo metti qua! Oh, bravi! Ragazzi, un bel brindisi, dai! Che noi ci facciamo il canto! Nardo! Però Teca, dimmi, ha una proposta per la sesta edizione che la Varazzi dal 2 all'8 giugno. Buono cazzo! Dai, uè! Benissimo! Brindisi, brindisi, su bicchiere, su bicchiere! 10, 15, brindisi! Facciamo cicci, facciamo cicci! Beviamo, beviamo, beviamo! Tutto il mondo fa cicci, sollevando un bicchiere di vin, cicci, e viva gli abbin, cicci! Salute ragazzi! Oh, speriamo che stasera paga Zanini.